E siamo sempre su questa splendida terrazza della casa di Visconti, una terrazza che è stata animatissima fino a pochi momenti fa perché c'è stata appunto la chiusura del festival, ma soprattutto, oddio, la chiusura vera e propria no, perché domani ci sarà l'edizione restaurata del Gattopardo, ma c'è stato il gran ballo del Gattopardo, è stato uno spettacolo talmente bello che per noi è il festival è chiuso così, è chiuso con il meglio del meglio. Domani sarà ancora una cosa stupenda visto che c'è questa edizione restaurata. E vi ricordate quando abbiamo fatto quelle altre interviste in quel posto splendido che si chiamava il Gattopardo, dove avete visto tanto mare, tante piante esotiche e tanti vigneti sotto? Bene, siamo qui con il padrone del Gattopardo. Non è soltanto il padrone, è anche uno sponsor di questo festival così importante, così riuscito e così romantico, se vogliamo, Visconti Forever. Sì, per noi dell'azienda dell'hotel ci sembrava obbligatorio essere dei sponsor, dei partner di questo evento, in quanto non si fosse chiamato Gattopardo. Proprio perché appunto mio padre era innamorato del libro di Tomasi Lampedusa e per questo motivo dette il nome appunto all'albergo, quindi ci sentivamo parte in causa di, certo, di questo splendido evento. E poi siete tutti amici tra l'altro, pochi sponsor ma di quelli buoni e tutti quanti amici, mi sembra, con un unico grande intento che è quello di far conoscere ancora di più Visconti. Sì, sì, assolutamente. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarci e di avere le stesse idee su quello che dovrebbe essere il futuro di questa villa. Abbiamo iniziato a camminare insieme. Io dal punto di vista tecnico, perché mi occupo degli aspetti tecnici, burocratici della villa, Massimo dal punto di vista organizzativo. Massimo Bottiglieri. Bottiglieri, esatto, che lui coordina e gestisce tutte le attività. Quindi mi sono trovato da amico, da supporto tecnico e da sponsor. Ecco. Morto il re, vive il re, si dice. Allora, finito questo festival, viva il prossimo festival. Si comincia subito a pensare al prossimo festival. Che novità? Sì, sì, noi già ci pensavamo ieri quando facevamo le prove su quello che dovevamo implementare per le prossime edizioni. Diciamo che la prima edizione è venuta non bene, benissimo, e questo ci rallegra molto, pensando che l'abbiamo fatto con un budget veramente striminzito, esatto, quindi come si dice a Napoli abbiamo cotto i pesci, abbiamo fritto i pesci con l'acqua, però sono venuti bene. Beh, perlomeno vengono più leggeri. Sono più leggeri, sono stati più digeribili per tutti quanti, sia per lo stomaco che per le tasche. No, siamo molto soddisfatti. Con il regista Bruno Garofalo abbiamo già messo a punto il prossimo anno cosa potrà essere in più serate, non in un'unica serata, però poi dobbiamo adesso elaborare nei dettagli le nuove idee. Grazie a Giovannangelo Gattopardo di sempre e al prossimo anno. Al prossimo anno, grazie a voi.